Maurizio Nichetti, giudice della sezione animazione in concorso. L'uomo che a sua volta è stato un fumetto, caposcuola del film creativo italiano ispirato al disegno animato insieme a Bruno Bozzetto, è il presidente di giuria del corto d'animazione. 18 brevi opere internazionali si contendono il prestigioso premio Le migliori scuole italiane ed europee. Nel tardo pomeriggio A quadro di Stefano Ludovichi, piccola e dolorosa storia amorosa la cui parte erotica finisce sul web, è in concorso per la miglior regia al premio Amarcord. È un dramma e non c'è una vena ironica, devo dire, ma comunque c'è un momento per poter approfondire e riflettere su quello che succede. Anteprima nazionale invece per Shaika, dello spagnolo Jiménez, girato in Russia tra Siberia e Tagikistan. Racconta l'amore marinaro per una prostituta finito in dramma. Proposti anche Sarebbe stato facile di e con Graziano Salvadori, interpretato da giovani comici e vecchi pornodivi. Che all'inizio era no dico facciamo la Pax, per i famosi dico e Pax. Nel film nostro ci sono tanti attori che sono venuti in low budget a lavorare con noi. C'è Sergio Forconi che è il papà di Pieraccioni nel Ciclone. E poi abbiamo questo pornodivo, e tu hai fatto bene a ricordarlo, Franco Trentalance. Oltre a Ci vediamo domani di Andrea Zaccariello, prodotto dal figlio di Bud Spencer, Giuseppe Pedersoli. Seratona mondana al Cinepalace arriva da Rimini Serena Grandi per ritirare il premio alla carriera dopo la magistrale interpretazione della parodia di se stessa nella grande bellezza di Sorrentino.